Natale del 1942. Eugenio Conte allora era poco più che un ragazzo, non aveva ancora 22 anni. I miei genitori decidono che avrei studiato ragioneria, ma il rettore del Collegio San Carlo di Milano affermò che avrei dovuto frequentare il ginnasio, poi il liceo classico, e fu la riverenza dei miei genitori verso i sacerdoti che mi permise di seguire gli studi classici. Ormai non esistevano dubbi, cominciava la guerra, la più terribile delle calamità collettive del tempo moderno. Tutti quei popolani ricordavano le invocazioni dei loro preti che si erano particolarmente raffittite nelle ultime settimane. A fame, a peste, a bello, libera nos, domine, libera nos. Così, adesso, non rimaneva che rimboccarsi le maniche e far fronte al guaio tremendo in cui ci si stava ficcando. L'uomo non è destinato a morire. Comunque, la tragedia della guerra lascia un insegnamento da non perdere.